Allora, a parte ho visto un video, cioè mi ha fatto morire. C'è una ragazza che fa video qui su YouTube che io non avevo mai visto. C'ha tipo capelli stracelesti. È forte, mi sta simpatica, è molto carina. È un po' porca, fa un po' la porca, ma lo fa apposta secondo me. Cioè non è che lo fa apposta, l'hai nei geni per farlo. Per esempio io non farei la porca nemmeno, ma è un segno brutto non fare la porca, bimbi. Cioè, una donna comunque, insomma, un po' di sexitudine ce la dovrebbe avere. Io tutto ho, cioè giusto il culo, che se lo guardi da dietro può sembrare un culo o un altro. Allora, io ora scappo, perché naturalmente sono in stra ritardo. Vi pare? Vi faccio questo mini video mentre vado su a prendere il tram. Il tram, cioè mi muovo con il tram. Truccata alla Jordi veloce. E non so alla Jordi perché non ho le ciglia finte. E c'ho il vestito, quello che vi dissi l'altra volta, comodo, ci piace, dai. Mettete le scarpe da ginnastica e via, praticamente. Funziona così. E niente. Cosa vi volevo dire? Che è forte quella ragazza, mi piace. E ha fatto un video come volevo fare io, non so se ve lo ricordavate. E tempo fa vi disse, mi volevo fare un tatuaggio. Detto da voi. Però poi non l'ho mai fatto perché non lo so. Perché naturalmente sono la persona più vispa del mondo. Quindi è forte la ragazza, ci piace. E mazzau, che sole. Guardate la tartaruga che vuole salire lo scalino, ma non ce la fa naturalmente. Amore, non ce la fai. Vai, su. Passa da te però, Allora, niente, io vado. Perché se non faccio tardi. Sto sviluppando un po' di video che mi avete richiesto. Visto che volete sapere di queste droghe, di quale, queste droghe, bimbe. Comunque, cioè, siete troppo interessati a queste droghe. Cioè, come ero io da giovane. Io vi auguro di non ritrovarvi come me, perché fareste veramente una grandissima carriera di merda. Ecco, poche parole. Allora, ora però c'ho da fa salita. Ci si vede dopo perché se no muoio. Eccomi. Sto riflettendo su video da farvi, perché mi sono fatta la scaletta, però ribadisco, un video abbastanza importante. Cioè io, non saprei nemmeno poi come dirvi le cose. Allora, a parte che il mio strizza cervelli mi ha fatto aspettare, poi non c'era, mi ha fatto anche incazzare. Dovrei aspettarlo, così. Allora, ora si va da OVS, voglio vedere se trovo sta palette della Makeup Revolution, che non ci sarà. Se avete visto, ho ripreso il telefono. Voglio il male sta mano. E niente, praticamente, tanto non la troverò mai. Piccinina, Alessia sicuramente. Guardate anche questa, è una serie questa Alessia. Allora, comunque il disturbo alimentare è psicologicamente molto simile alla dipendenza, cioè mentalmente. E insomma dai, vi porto con me, insomma, se si trova. Anche quella tutta colori caldi non mi dispiace, però ce n'ho 1000, va bene, non costa tanto, però ce n'ho 2000, quindi dai, andiamo a vedere, va. Volta, sono felice. Poi vi volevo far vedere una cosa che spacca di brutto. Allora, a parte questo, che è della Revolution Makeup ed è Rainbow Lighting, guardate cosa non è. Ok. E più volevo prendere questo qui della Revolution, lo strobing, che non costano nemmeno tanto, però figliole, c'ho tanta roba, vorrei evitare. Però questo qui, ragazzi, è veramente valido. Highlighter Rainbow, 5,99€, troppo, dai. Basta, prendiamo solo la palette e andiamo. Comunque l'ho trovata. E poi un altro pennello bellissimo che vorrei prendere, questo. Vabbè, quando avrò la possibilità. Eccolo qua. Per il contouring è pazzesco, secondo me va. E poi voglio pigliare questa, ma Aline me la boccia tutte le volte. Ce n'è rimasta, no, ci sono un pochino, dai. Le piglierò più qua. Tanto le cazzo. Ah! Lì volevo prendere quello della, questi sono quelli che avevo detto della nostra Kim Kardashian, che però costano un ballino, quindi sono andata per pagare il prestito e con le cambiali non ce l'ho fatta perché naturalmente la posta non va. Tu immagini. A parte ho trovato due di voi, Rebecca e l'altra bimba non mi ricordo mai.
Ma avete salutato, ma non salutato, avete fatto bene, lo sapete, mi dovete sempre salutare, anche se io mi vergogno come una ladra. E niente, dai, io sto andando dal mio babbo e da Lynn, e mi aspettano perché sai, bisogna fare le corse quando chiamano. Cioè, mi ha chiamato, ero lì, dovevo essere già sotto al Corsini, cioè fanno un cazzato quando fanno così, cioè, capito, chiamano loro. Oh signore. State le svolte. Sono andata a comprare il tonico perché quello lì che avevo trovato nella box al miele favoloso, lo amo, è finito e non lo ritroverò mai. Ho preso questo della Planta Optima, 3,99 euro. L'odore è buono e guardate cosa c'era dietro. Cioè voi guardate cosa ho trovato. Guardate. È il 90 della Maybelline, quello che volevo da un botto. Oddio, potrei piangere. Calma. Volete morire? Guardate cosa non è questo coso sulle labbra. Cioè, voglio morire? A parte sto sudando e qualche cica mi ha detto fai le magliette anche te. Sudo come un porco. Hashtag sudo come un porco. Allora, questo è il numero 90 ed è quello che io volevo da una vita. Antress. Di tutti quelli che ho, che io adoro questi perché penso siano i migliori lip del 2017 e 2018, vi posso garantire che sono favolosi. E questo è un colore che fa panico. È un colore bellissimo che non è portabile da tutti, nel senso non tutti lo possono mettere, solo io me lo posso permettere, non è vero, però non tutti se lo mettono, no? Ma guardate quanto è bello! Adesso c'è posta e praticamente niente, ho fatto sto mini vlog che non, cioè, vi ho detto un cazzo. Oramai tanto siete abituati a video in cui non dico un bene amato cazzo. Vi vorrei fare ora un mini haul, che questo è l'haul più serio della mia vita, perché veramente questa palette è fighissima. Anche perché, anzi, vi voglio mettere a confronto questa col fake che c'ho io, che comprai, che è una porcata, cioè nel senso vi farò vedere la differenza di quanto scrive questo. Ah, comunque, visto che me lo chiederete, perché l'illuminante spacca, non è un illuminante, ma bensì è un ombretto della Debbie, ed è l'ombretto Unicorn. Ora ve lo mostro e devo dire che spacca le chiappe. Allora, maiale e fatica. Che? Dimmi, amore. Allora, ve lo faccio vedere velocissimo perché poi devo apparecchiare. Allora, oggi vi devo fare anche il video. Eccolo qua. Debbie, Color Experience, Unicorn and Shadow, ombretto iridescente, 02 Light Azul. Allora, c'è anche qui il nostro Unicorn. E questo, praticamente, come vedete già da qui, ha le cangianze blu. È fantastico, eccolo qua, cioè, e con questo termino. Allora, se oggi tutto va, un'altra cosa vi faccio vedere, ma sono qui. Questo è un ombretto della Kiko, gli ultimi che erano usciti, e sono glitter glitter shower, shadow ombretto palette, lo 01. Guardate cosa non è, c'hanno i glitter onzi, di quelli enormonzi, guardate. Cioè, dai, non avete idea, c'è un po' di idea. Scusami! What? La guardate. Cioè. Allora, naturalmente con questo qui dovete assolutamente stare attentissime. Eccoli qua, vedete? Perché innanzitutto, se no vi ingrigisce tantissimo la parte, ma è fantastico. Vi posso garantire che è la svolta. Dai, vado a... Qualcuno mi ha chiesto che numero era quello della Clio. Il mio è Mauve on Mauve, questo qua. Devo dire che sono validi questi, ma mai quanto questi. Ok, vado, perché c'ho da apparecchiare. Allora, niente, vi volevo semplicemente far vedere il tonico che ho preso, ma non l'ho preso. Allora, ho preso naturalmente costui, che ora me lo ridò per venino. Madonna quanto è bello. Allora, voi non avete idea quanto ho cercato sto colore. La prima volta che l'ho visti, cioè non potete capire,
quando sono usciti hanno fatto scalpore in America, questi erano già usciti. I nude, fra parentesi, che la Maybelline l'ha mandati tutta la linea a Giulia, Queen B, a cui mando un bacio, andate a vedere, perché a lei gli hanno mandato tutte le ultime, quelle uscite, che, oh mio Dio, un sacco di nude, belli, belli, belli. Questo è il mio, quanto è figo. Amore, mi hanno dato della gabber. Sì, l'ho visto. Quindi, un'altra cosa, vorrei dire che io non sono assolutamente una gabber. Lui è un gabber, io no. Cioè, l'opposto praticamente. Pensate quanto cazzo ce l'avete capito. Cioè, mi tocca anche spiegarvi la differenza? Niente se non giri il registro, vabbè. Sono costume. Uguale. No. Comunque. Questo è il primo colore che io ho cercato e che non trovavo, miseria, ladra. Sicché sono la persona più felice del mondo. C'era anche gli altri nude belli. Allora, dunque. Che volevo dire? Che c'è? Ma amore, so correggere. A parte, vieni a vedere. Non si vede niente perché si vede come quando c'è la maglietta. È un costume, Aline. È la stessa cosa. Mi metto più giù di modo e non mi vedete. Comunque è sempre stato il colore che volevo. Ecco, finalmente l'ho preso. Avrei voluto prendere anche un nude. Cioè il numero... È un nude molto un tipo mattonato, chiaro, bellissimo anche quello. E, però vabbè, avevo pochi soldi, quindi... Allora, avevo finito il tonico. Naturalmente ora devo fare i prodotti finiti e non avete idea di quanta roba c'è in quella scatola. E sono veramente triste perché ho perso... Sì, ho perso. Queste sono le canne, ragazzi. Cioè, questi sono i buchi delle canne, delle paste. Ho finito il tonico che avevo trovato in quella famosa beauty box coreana, cinese, come la volete, giapponese, come la volete definire, di cui vi lascio il link qui, perché l'avrei voluto riprendere. Purtroppo, essendo appunto una beauty box, quel tonico lì, cioè nemmeno da dire che ti ricompri la beauty box e lo trovi. Io sono veramente rimasta non soddisfatta di quel tonico di più. E quindi mo che ho finito mi gira il cazzo perché mi piaceva. E quindi ho preso questo. Sono andata lì al Cardi, per buco di culo ho trovato appunto la... il super stay, quello lì, perché gli ho detto, ma scusi, ma i beauty stay, i super stay della Maybelline, ve ne è arrivati altri? No, guarda, non sono arrivati, gli ultimi sono quei due rossetti che vi feci vedere, questi, bellissimi anche questi, e che controllo bene, gli fa, ma strano, sembravano meno, e lei, guarda, le shade mi sono state mandate, non ha detto le shade, l'ho detto io, i colori mi sono stati mandati tutti insieme, gli ho detto, guarda, non è possibile, perché io sono venuta a comprarli qui e questo colore non c'era. Comunque ora gli sono arrivati, quindi ora guarderò un attimo. Naturalmente io posso spendere sempre meno, qui la situazione è sempre più deleteria, perché voglio veramente mettere da parte qualcosa, visto che è una pensione, come mi ha detto quella che prende una pensione, ma poi madonna buona, sono 4 anni faccio video su YouTube, è la prima volta che prendo una disoccupazione, quindi è la prima volta che sto senza fare niente, ho sempre lavorato mucciù e questi mi vengono a dire che io non faccio niente. Vabbè. E poi secondo te lo Stato regala i soldi così? Dimmi come si fa, perché guarda, io sono la prima basso, cioè, fa chiù allo Stato, infatti io sono un anarchitrasgre. Ma da dove vengano? Comunque forse per me l'economia non andrebbe avanti. Quindi, speriamo sia buono, l'odore è molto buono. Poi naturalmente questo è un cazzo di coniglietto vero, porca troia. E da qui in avanti almeno questa roba qui la voglio prendere così. Cioè che sia non testata. Veramente, perché sto... A parte che dovrei buttare via tutto quello qui. Perché voi veramente non avete idea di quanta roba, per esempio anche la Maybelline, secondo me è testata. Quindi... ci sarebbe veramente da mettersi le mani nei capelli e dover comprare soltanto Kat Von D, Jeffree Star, e purtroppo no, uno non ha la possibilità di fare e spendere quelle cifre sempre, ragazzi. Comunque, basta, il video di oggi per l'ennesima volta, un video cazzola, il nostro, anzi datemi un titolo, i nostri video cazzola, perché praticamente non vi dico un cazzo. Quindi vi mando un bacio, fate brave, oggi vi faccio un altro video
dalla Anarchy Transgre Pension Version. Ciao, love.